Ciao a tutti! Allora, quest'oggi vorrei proporvi la nail art che mi farò per Natale. Allora, io l'ho fatta in due varianti, non è pupazzo di neve, sono queste con i fiori. Allora, come potete vedere, questa qui ha il fiore rosso e bianco. Ho utilizzato per sigillare il tutto il top coat della Essence Gel Look. E come è successo col pupazzo di neve, mi ha rovinato il fiore perché si porta dietro il colore. Questo prodotto più lo provo e più lo boccio, per cui penso che lo utilizzerò semplicemente per fare le prove sulle tip e non lo comprerò mai più neanche per sbaglio. Questa qua è la versione che ho scelto io, quella che farò io per Natale. E praticamente ha il fiore rosso e dorato con un brillantino rosso al centro, dei glitterini grossi per contorno French e poi la base leggermente glitterata, non si vede molto bene, comunque vi farò delle foto e sicuramente si vedrà meglio. Allora, cosa occorre per questa nail art? Una base, io userò questa della Pupa Attiva Crescita, poi un rosa French, io userò il Kiko 207, poi un trasparente con dei glitter minuscoli sull'argento, più che argento è un color platino cristallo ed è il 228 della Kiko. Poi per fare i fiori uno smalto rosso, questo è sempre della Kiko ed è il 240. Per la sfumatura interna del fiore utilizzerò il dorato della Bella Oggi, che è il numero 75. Questo ve l'ho messo nel giveaway perché è veramente meraviglioso. Poi userò questi glitter dorati e dopodiché ci servirà due dotting tool. Se non li avete potete usare benissimo uno stuzzicadenti e una punta di matita per prendere il colore per fare i fiori. Poi io metto, per fare durare di più la nail art, dato che la farò oggi e mi dovrà durare fino a sabato, metto il Triple Strong che rende l'unghia favolosa, proprio gel. E poi come top coat userò il Mega Shine di Sally Hansen. Ho anche le goccine asciuga smalto di Essence perché oggi sono di frettissima e quindi ho i minuti contati. Allora, cominciamo subito. Mettiamo due strati di smalto rosa French per uniformare l'unghia, il colore di base dell'unghia. Quindi due strati e torno da voi. Mi sono dimenticata di dire che servono anche dei brillantini rossi. Se non avete i brillantini rossi, potete prendere un po' di glitter rosso, mischiarlo con dello smalto trasparente, renderlo molto 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 concentrato e usarlo al posto dei glitterini, questi qui Swarovski. Ok, una volta asciugata la base, mettiamo lo smalto trasparente con i glitter in questa maniera. Questo è lucidissimo. E lasciamo asciugare. Ovviamente lo metterò su tutte le dita. Ok, adesso che è tutto asciutto, procediamo a realizzare i fiori. Allora, io qui li ho già realizzati. Vi faccio vedere come ho fatto. Dunque, ho preso un bicchiere. Metto su una goccia di smalto rosso e una goccia di smalto dorato, così. Dopodiché prendo il dotter con la punta grossa, la bagno nel colore rosso e faccio quattro puntini, li faccio qua di lato in quest'unghia. Uno, due, tre e 4. Dopodiché pulisco la punta. Io sotto il bicchiere ho messo un tovagliolino. Bagno abbondantemente il dotter nel dorato e vado a
mettere sopra il rosso una gocciolona abbondante di colore dorato. Così. Adesso attendo qualche istante. Mentre aspetto, procedo a mettere i glitter dorati. Faccio così. Prendo i glitter, ne verso qualcuno, un po' troppi, sul tappo, e vado a mettere lo smalto trasparente sulla punta dell'unghia. Dopodiché io mi aiuto con il dotter, questo appunto sottile, bagno nello smalto trasparente, vado a prendere i glitter e li vado a posizionare uno ad uno lungo la linea del sorriso. Così, ci vuole circa 30 secondi a fare questo lavoro, comunque molto molto semplice. Adesso vado a tirare i nostri puntini di smalto, premo e tiro, deve essere una cosa molto delicata, premo e tiro verso il centro, premo e tiro verso il centro, premo e tiro verso il centro. Il nostro fiorellino è pronto. Adesso, mentre aspetto che si asciughino le goccioline di smalto, procedo a mettere sulle altre unghie i glitterini dorati. Ecco fatto. Adesso il penultimo step, ovvero andiamo a mettere i brillantini al centro dei fiorellini, quindi io metterò una goccia di smalto in ogni centro fiore. Nel pollice ne ho messi due. Vado a intingere il dotter nello smalto e vado a piazzare un brillantino. Io l'ho scelto rosso perché così mi richiama la parte finale del petalo del fiore. E poi devo dire che questo rosso è veramente molto molto bello. Ecco, ne mettiamo due, uno qui e uno qui. Ok, io lascio asciugare 2 minuti proprio e poi metto lo smalto rinforzante e il top coat. Ecco ragazze, questo è il risultato finale col top coat. Vedete come sono belle, luccicanti? Spero che vi piacciono. Vi auguro buon Natale, divertitevi, state con i vostri cari, siate gioiosi, che è la cosa più bella che possa esistere. Un bacione, alla prossima. Ciao!